sono segreti che non si possono rivelare. Gli uomini muoiono nei loro letti, stringendo le mani di confessori simili a spettri, urlando loro pietà. Muoiono con la disperazione nel cuore, con la gola attanagliata dall'orrore, per la disperazione dei misteri che non si possono rivelare. A volte, ahimè, la coscienza si carica di un fardello tanto orrendo che riusciamo a liberarcene solo nella tomba. La storia di questa sera è la storia dell'uomo della folla. È abbastanza complessa da raccontare, ma cercheremo di descriverla bene. Che parla di un uomo che, convalescente dopo lunghi mesi di malattia, riacquista la gioia di stare fuori all'aria aperta. E come lo fa? Va in un bar e se la gode. E osserva la folla cercando di leggerne i vari... Le varie persone che la compongono. Dopo un po' la sua attenzione si fissa su una persona che non riesce a leggere, non riesce a inquadrare. E allora incuriosito inizia ad inseguirlo e quindi questa storia prende una piega veramente inaspettata. Si svolge nei vicoli di Londra con questo inseguimento in cui si cerca di capire i segreti dell'anziano signore. Veramente antipatico, perché non riesce mai a trovare niente di positivo in nessuno. Però appunto passa tutta la giornata così, si diverte a categorizzare le persone. Carpirne i segreti. Solo che rimane turbato dalla presenza di un anziano signore che non riesce ad interpretare. E quindi decide che questo signore è... la rappresentazione del male. Lo segue per tutta la strada, fino ad arrivare nei posti più brutti e desolati della città. Sul finire di una sera autunnale siede nell'ampia terrazza vetri del Caffè D a Londra. Dopo una malattia durata qualche mese sono ancora convalescente e recupero le forze a poco e mi sento in uno di questi felici stati che uso chiamare stato di grazia. Un'estrema curiosità, una mente lucidissima. Quando la nube si dissolve e lo spirito eccitato travalica di molto i suoi limiti consueti, proprio come quando i lucidi e schietti ragionamenti superano l'insensata superficiale retorica. Il mio personaggio è un po' ficcanaso. Vede qualcosa in cui in realtà lei non c'entra, però proprio perché secondo me gli artisti non sono mai persone normali, ha deciso che quella storia se la doveva fare un po' sua. Il semplice fatto di respirare è motivo di gioia per me. Perfino ciò che solitamente è fonte di dolore mi procura piacere. Provo per tutto quello che è intorno un'intensa e tranquilla curiosità. Ma cosa ti ha reso così curioso? La strada è stata piuttosto affollata durante tutto il giorno, ma all'imbrunire la calca aumenta. Nel momento in cui vengono accesi i lampioni,
Due fitte ininterrotte fiumane di gente scorrono davanti alla porta del locale. Dopo un po' perdo ogni interesse per le cose che accadono dentro al locale. Mi dedico interamente allo spettacolo esterno. Da principio le mie osservazioni sono astratte e generiche. Guardo i passanti tutti insieme e ne osservo le reazioni reciproche. Ben presto però mi soffermo sui dettagli. È stata la possibilità di vedere un testo, diciamo classico, comunque di un autore classico, sotto altri aspetti. È stata la possibilità di ricominciare a scrivere, di reinterpretare qualcosa, ho capito cosa vuol dire analizzare un testo, una cosa che non facevo da quando andavo a scuola, ma sicuramente lo facevo in modo differente. E soprattutto è un'occasione, visto che lascia, diciamo, un finale aperto, anche l'autore stesso lo lascia, è stata un'occasione per creare, scrivere, reinventare e andare a fondo di un racconto. È un po' un'allegoria dei tempi moderni. Quello che io ci ho visto è la difficoltà di riuscire a stare da soli. È stato un grande esperimento di analisi e di creatività, nel quale abbiamo preso un racconto di Edgar Allan Poe e l'abbiamo sviscerato, l'abbiamo rivoltato come un calzino. È un esperimento di creatività senza limiti, perché abbiamo fatto molte cose, non solo sotto il punto di vista teatrale, c'è chi ha disegnato, c'è chi ha scritto, c'è chi ha imparato le filastrocche, veramente un togliersi i limiti sulla propria creatività. La maggior parte dei passanti ha l'aria soddisfatta degli uomini d'affari e sembra intenta soltanto ad aprirsi un varco tra la folla, con le sopracciglia aggrottate, gli occhi sempre in movimento. Se qualcuno li urta non danno il minimo segno di insofferenza, ma si ricompongono e scappano via. Altri, anche questi piuttosto numerosi, hanno il volto rubizzo e procedono con fare inquieto, gesticolando e parlando tra sé, come se si sentissero soli, proprio a causa della folla che li circonda. Quando non riescono a proseguire, smettono all'istante di borbottare, ma si agitano ancora di più, mentre attendono, con le labbra atteggiate in un sorriso assente e forzato, l'allontanarsi delle persone che impediscono il loro passaggio. Se qualcuno li urta, in preda alla confusione, si inchinano profondamente a chi li urtati. Negozianti, agenti di cambio, uomini che vivono di rendita e uomini attivamente impegnati che si occupano personalmente dei propri affari. Né gli uni né gli altri mi interessano troppo. La tribù degli impiegati si riconosce a colpo d'occhio ed è divisa in due categorie. Ci sono i giovani impiegati delle ditte nate da pochissimo, giovanotti con gli abiti attillati, gli stivali lucidi, i capelli impomatati e le labbra sprezzanti. Il loro comportamento mi sembra la copia esatta di quello che un anno e mezzo prima, sarebbe considerato il massimo dell'eleganza. Sfoggiano le grazie appena smesse della buona borghesia e, secondo me, non c'è per loro definizione migliore. Impossibile sbagliarsi anche sulla seconda categoria, gli impiegati di concetto, appartenenti a ditte dalla solita reputazione, uomini degni della più assoluta fiducia. Secondo me si chiama Edmundo. Ci sono molti individui dall'aspetto appariscente che appartengono, lo capisco subito, alla schiatta dei borsaioli in guanti gialli che infestano tutte le grandi città. Ne osservo lungo e con molta attenzione, ma non riesco a immaginare come possono essere scambiati per persone per bene dalle persone davvero per bene. Ma chi sei tu per giudicare, eh? Che cosa ti fa pensare che siano dei malviventi?
i giocatori di professione erano ancora più facilmente riconoscibili. Vestivano abiti di tutte le fogge, da quello del bulletto disperato che imbroglia il gioco delle tre carte, panciotto di velluto, sciarpetta fantasia, catene di rame, bottoni filigranati, al vestito scrupolosamente disadorno del prete, in assoluto l'abbigliamento meno sospetto al mondo. Ma tutti avevano la carnagione ruvida, scura, l'occhio appannato, le labbra pallide e contratte. Altre due caratteristiche consentivano di riconoscerli: il tono di voce basso, controllato, e l'inconsueta mobilità del pollice. Il mio personaggio si chiama Rachel e mi ha regalato questo splendido cappello, ed è una reporter abbastanza antipatica, un po' piena di sé, che fa un po' la saccente. Scendendo i gradini della scala sociale, trovo i più scuri e profondi argomenti su cui meditare. Vedo i venditori ambulanti che con i loro occhi di falco che brillano sui volti hanno quell'aria atteggiata alla più vile umiltà. E poi vedo loro, gli stolpi macilenti, sì, quelli su cui la morte ha già appoggiato saldamente la mano e che con aria supplichevole tentano di guardare nei volti in mezzo alla folla e cercare qualche speranza, qualche consolazione. Poi vedo gli incalliti professionisti dell'accattonaggio. Ehi, ciao! Sì, gli incalliti professionisti dell'accattonaggio, che guardano con sdegno i mendicanti, quelli veri, quelli delicati, quelli che escono la sera a chiedere l'elemosina, per pura disperazione. E poi le dimesse giovinette, quelle che tornano a casa la sera, in una casa senza gioia, dopo una lunga e interminabile giornata di lavoro, e tentano di sfuggire in ogni modo lo sguardo di quei furfanti, sì, che tentano di toccarle, e poi ci riescono. E poi sì, ci siamo noi, le prostitute, di tutti i tipi, tutte le età. Allora, il mio personaggio è una prostituta di strada, si chiama Alexa, è una donna che stranamente ha scelto di essere una prostituta, ci si è un po' trovata, quando da ragazzina si è trovata da sola, cresciuta da questa zia, ha provato a fare un lavoro normale, ma nel momento in cui ha capito di piacere agli uomini, lo ha trovato più comodo. E quindi è una donna che sceglie di essere una prostituta e la sua famiglia è proprio costituita da tutti questi personaggi così pittoreschi, umili e grotteschi che condividono con lei la sua quotidianità. Una ragazzetta dal corpo immaturo, ma già avvezza per lunga frequentazione alle terribili cattiverie del suo mestiere. È mossa dall'ambizione divorante di eguagliare le più anziane nel vizio. Ma ti stai rendendo conto che anche tu sei tra quelli che le guarda con un misto di sdegno e di lussuria? E poi ancora una miriade di persone, tutte indaffarate in attività rumorose, disordinate, che feriscono l'orecchio con il loro stridore e colpiscono dolorosamente l'occhio. La notte si fa più profonda e così l'interesse per quello spettacolo. Stanno cambiando innanzitutto i tratti caratteristici della folla e inoltre la luce dei lampioni ha preso ora il sopravvento e getta ovunque uno splendore intermittente e abbaiante. Tutto è nero e tuttavia splendente, come l'ebano. La fronte appoggiata al vetro, sono intento a scrutare la folla quando improvvisamente appare il volto di un uomo molto vecchio, 75 forse 80 anni. Un volto che attrae e cattura la mia attenzione. Mai prima d'ora ho visto qualcosa che gli somigliasse. Mi sento stranamente eccitato, sorpreso, affascinato. Che strana storia, mi domando, è scritta in quel cuore. Poi vengo colto dall'ardente desiderio di non perdere di vista quell'uomo, di scoprire qualcosa sul suo conto.
l'autore, in teoria, il protagonista, che poi non è veramente lui il protagonista, è lo scrutatore, lo stalker, quello che analizza dalla sua posizione sopra le varie, in una terrazza, tutta la folla, e cataloga tutti i personaggi, inquadrandoli in maniera sia presuntuosa che piuttosto banale alcuni, e poi si imbatte appunto nell'uomo misterioso della folla e si ridimensiona, si accorge di aver trovato qualcosa che lui non sa catalogare, quindi lo spaventa perché quello che non si conosce fa paura. In gran fretta indossa il mantello, afferra cappello e bastone e si precipita in strada, aprendosi un varco tra la folla, nella direzione che gli aveva visto prendere prima di scomparire. Alla fine, con qualche difficoltà, riesce a scorgerlo, si avvicina e comincia a seguirlo. Lo seguo anche io, badando però di non farmi notare. Ora posso esaminare la sua figura in tutta tranquillità. Molto magro e piuttosto debole, o almeno così sembra. I suoi abiti sono sudici e cenciosi, ma quando passa sotto la luce forte dei lampioni, posso vedere che la sua camicia, anche se sporca, è di tessuto finissimo. Inoltre, se la vista non mi inganna, mi pare di intravedere attraverso uno strappo del corto mantello, abbottonato stretto ed evidentemente di seconda mano, un pugnale ed un diamante. Il mio personaggio. Ah, scusa, ok, perdona, mi sono dimenticato. Il tuo personaggio nel nuovo della folla? Albert Angel. È un impiegato, però ha studiato etologia e si atteggia come un noto divulgatore scientifico italiano. Queste osservazioni hanno eccitato ancora di più la mia curiosità. E decido di seguire lo sconosciuto ovunque vada. Ormai è notte piena. Una spessa cappa di nebbia è scesa sulla città, trasformandosi ora in una pioggia, violenta e continua. Il tempo ha uno strano effetto sulla folla e tutta insieme inizia ad agitarsi. Le ondate, le spinte, la confusione si sono moltiplicate per 10. Il vecchio cerca con difficoltà di aprirsi un varco lungo la via principale. Camminiamo gomito a gomito con lui per paura di perderlo di vista. Ma poiché non si gira mai indietro, non si accorge di noi. Ora è in una strada laterale, anche questa piena di gente, ma non affollata come quella di prima. E il suo comportamento cambia. Cammina più lentamente di prima. Il passo è meno deciso, addirittura esitante. Attraversa più volte la strada senza motivo apparente. Una seconda svolta ci conduce in una piazza traboccante di vita. Qui lo sconosciuto riprende il suo comportamento di prima, appoggia il mento sul petto mentre i suoi occhi si muovono rapidamente sotto le sopracciglia aggrottate per scrutare la gente che gli gira intorno. Affretta il passo, deciso e risoluto. Ad un certo punto si gira e ritorna sulle proprie tracce. Rifà parecchie volte lo stesso percorso. Una di queste volte, girandosi all'improvviso, per poco non ci scopre. In questo va e vieni, con un gesto di insofferenza, lo sconosciuto si addentra in una strada laterale, quasi deserta. Lungo questa strada, per circa 400 metri, si precipita con un impeto che mai avrei immaginato in un uomo della sua età. In pochi minuti arriviamo in un ampio e animatissimo mercato, il quale lo sconosciuto sembra conoscere molto bene. Qui riprende il suo atteggiamento di prima, camminando qua e là tra venditori e compratori. In quest'ora, ora e mezzo che siamo in questo luogo, devo stare molto attento a non farmi scoprire mentre lo seguo. Per fortuna riesco a non fare molto rumore. Non si è ancora accorto di essere osservato. Passa da un negozio all'altro, senza chiedere mai un prezzo, senza dire mai una parola, e fissa tutti gli oggetti con uno sguardo assente e smarrito. Ora sono davvero sorpreso del suo comportamento.
e decido di seguirlo ovunque vada. Un negoziante, nel chiudere le imposte, urta il vecchio, che in quell'istante scuote tutto il corpo in un violento brivido. Si precipita in strada, guardando ansiosamente intorno per un attimo. Poi, a velocità incredibile, attraversa molte viuzze tortuose e semideserte, fino a che ci ritroviamo nella grande strada da cui eravamo partiti, la strada dove si trova il caffè di... Lo sconosciuto impallidisce. Cubo e morto, fa qualche passo nella via che per tempo fa era affollata. Poi, con un profondo sospiro, svolta in direzione delle fiume e si immerge in via dalle viuzze. Uscito di lì, è di fronte a uno dei più grandi teatri, dove il pubblico si riversa in massa fuori dalle porte. Vedo il vecchio aprire la bocca, come per respirare profondamente, mentre si getta in mezzo alla folla. L'espressione di intensa sofferenza che aveva sul volto è un po' attaccata. Eccolo, lo vedo imboccare quella strada dove si stanno dirigendo tutti. Ma, nonostante tutte le informazioni che ho preso, ancora non riesco a capire il suo bizzarro comportamento. Man mano che prosegue, la compagnia comincia a dire adesso e ricomincia a guidare. Il vecchio sta inseguendo un gruppetto di 10-12 schiamazzatori che via via si inseguono fino a diventare 2-3 soltanto in una piuzza lunga e stretta. Lo sconosciuto si ferma, come assorto nei suoi pensieri. Poi, visibilmente agitato, si intrufola in una delle piuzze che porta alla periferia della città. Lo spirito del vecchio si riaccende come una lampada ormai lumicino. Riprende a camminare con passo scattante, improvvisamente svolta in un angolo. Poi una luce abbagliante colpisce lo sguardo e ci troviamo davanti a uno dei più grandi templi consacrati all'alcol, uno dei palazzi del demone Jin. È ormai l'alba, ma un gruppo di sciagurati ubriaconi ancora si accalca davanti al fastoso ingresso. Il vecchio, soffocando un urlo di gioia, si apre un varco tra la gente e riprende il suo atteggiamento di prima, camminando avanti e indietro tra la folla, senza meta apparente. Riprende a camminare con passo scattante, improvvisamente svolta in un angolo. Cammina velocemente mentre io lo seguo, deciso a non abbandonare l'indagine che assorbe il mio interesse. Il sole spunta mentre camminiamo e quando di nuovo ci ritroviamo nel più affollato centro della popolosa città, dove appunto c'è il caffè lì. Questo luogo è pieno di gente, indaffarata e attiva, proprio come ieri sera. E qui, per molto tempo, in mezzo al crescente trambusto, continuo a seguire lo sconosciuto che cammina avanti e indietro, senza abbandonare per l'intera giornata quella via animatissima. Scendono per la seconda volta le ombre della sera e io sono sfinito da morire. Mi fermo allora di fronte al vagabondo e lo fisso a lungo in volto, ma lui non mi nota. Riprende invece a camminare, con un passo solenne. Io però smetto di seguirlo e resto a contemplarlo. E qui, per molto tempo e in mezzo al crescente trambusto, continuo a seguire lo sconosciuto che cammina avanti e indietro, senza abbandonare per l'intera giornata quella via animatissima. Scendono per la seconda volta le ombre della sera e io sono sfinito da morire. Mi fermo allora di fronte al vagabondo e lo fisso lungo in volto, ma lui non mi nota. Riprende invece a camminare con passo solenne, io però smetto di seguirlo. Resto a contemplare.
Mi pare un po' fiacchetto come finale, eh? Allora, io ne ho scritto un altro. Ve lo faccio sentire perché questo non lo si può veramente sentire. Ci siete? Sì. È una bomba? Percorsi i suoi stessi passi fino a quando svoltò in un vicolo buio e sudicio. Avvicinandomi a passi incerti, vidi il suo corpo scuotersi lievemente e ritmicamente. Stava ridendo. Volse il viso di tre quarti verso di me, permettendomi di scorgere parte del suo profilo. Quei lineamenti mi erano familiari. Mi paralizzai dal terrore. Il suo volto era identico al mio. La sua statura la medesima, ma tutto era distorto, grottesco e terrificante. La sua espressione era pregna di malvagità. Il suo corpo, sebbene simile in tutto e per tutto al mio, era accartocciato su se stesso, come se stesse reggendo il peso di una greve vita costellata di azioni infami e volgari, come se la sua meschinità si fosse trasformata in un macigno che affliggeva le sue membra. Una violenta vertigine mi colse e cercai di mantenere l'equilibrio, strizzando gli occhi e portandomi una mano alle tempie. Caddi. Ero seduto al mio consueto posto, sull'immobile poltrona del locale. La verità che solo io conosco, della quale non parlerò mai a nessuno, è che non ero mai uscito dal caffè lì a seguito di quel vagabondo. Non lo avevo inseguito là fuori, ma dentro me stesso. Ero precipitato nella spirale della parte più profonda della mia persona, nei luoghi più torbidi del mio animo, trovando quel lembo di malvagità che alberga in ognuno di noi, come se le vestigia dimenticate di un frammento oscuro del quale nessuno se ne può liberare. Pelle d'oca! Pelle d'oca! Finito? Ma dai, cos'è quella roba? Cioè... Senti, senti il mio, senti il mio. Allora, ci incontriamo, ok, siamo io davanti a lui. I suoi occhi erano scavati e scuri, il viso scarno, come un cadavere. Con un gesto repentino, alza il mantello e con un debole dell'oscurità si erge e mi ingloba nella sua luce. Mi risveglio seduto lì, al caffè di... Avevo già visto la scena, come in un déjà vu, ed il mio bicchiere era ancora lì, mezzo pieno. Non è possibile, sono tornato indietro nel tempo. Fuori vedo ancora il vecchio che si aggira per la piazza, e così ogni singolo giorno. Ero finito in un loop temporale, e dovevo trovare il modo di uscirne. Solo affrontando il vecchio nel modo giusto, avrei potuto rompere questo sortilegio e tornare alla mia vita, già, alla mia vita. Ho provato ogni cosa per togliere di mezzo quel vecchio, ma ogni volta mi ritrovo seduto al tavolino di questo fottuto di caffè. Tuttavia, ogni giorno scopro qualcosa di nuovo. Il diamante che porta con sé era di mia proprietà, e quella camicia, ormai logora, porta le mie iniziali ricamate sul fianco. Il vecchio sono io. Tutto quello che devo fare è togliermi di torno. Così, durante il nostro ultimo incontro, faccio scorrere il rasoio lungo la mia gola. Poco dopo, a fianco del mio corpo esanime, giace anche lui, sorridente e pacifico. Questa sì che era... Ma tesoro, dai, è troppo finale... luce, sanguinolenta... Ma no, il finale è giusto per questo tipo di... Ma non di c'è storia. Neanche un po' di sesso. Invece ascoltate, Alexa, senti che storia. La mia funziona. La sua espressione si fa più minacciosa che imperscrutabile e oscura. Devo assolutamente capire chi sia e cosa lo tormenta. Mi avvicino pericolosamente a lui, che si gira all'improvviso e mi scruta sbigottito con respiro muto. Non parla. Ma quando è così vicino da toccarmi, sento una pressione mortale allo stomaco. Sta puntando il pugnale contro di me.
Con uno scatto improvviso riesco a sfuggirgli e corro via, via, senza sosta, fino a che ne ho le forze, senza mai voltarmi indietro. Fermo, dietro un colonnato, attendo interminabili minuti. Il cuore è in gola e il respiro affannato non mi impediscono di accorgermi che il vecchio è sparito, si è volatilizzato, immerso nella coltre di nebbia che ora avvolge di nuovo la città. La sua assenza e la sua mancanza mi sconvolgono. Sono solo io. Riprendo a camminare, mi trovo di fronte a una vetrata. L'immagine riflessa è quella dell'uomo della folla. E lì, mi giro, ma non scorgo nessuno. Torno a guardare la vetrata e con orrore comprendo che io sono diventato l'uomo della folla. Io, condannato per sempre a cercare la folla per preservare il mio anonimato. Funziona, eh? Funziona uguale al mio. Ma tesorino, ma cosa fai? Non lo sai che mentre dormi tu parli nel sonno? Oh! va bene, bravi, bravi, bravi tutti, bravissimi. Però scusate, così, proprio in due secondi, mentre voi leggevate le vostre opere, sì. Il finale l'ho scritto io. Così? Così, d'altronde è il mio lavoro scrivere, quindi non può che venire bene. Sentite qua. Mentre lo osservavo allontanarsi, l'uomo all'improvviso si voltò e il mio sguardo si imbatté nel suo. Lo sguardo vacuo dell'uomo comune che si perde nella massa, apparentemente privo di alcunché di vitale. Un turbinio di voci mi avvolse mentre intravedevo nell'uomo un ghigno inquietante increspargli le labbra, mentre si passava con fare provocatorio sul viso la lama del pugnale prima occultato sotto il mantello. Tutti i volti incontrati durante quella giornata mi apparvero, riflessi in quella lama, in una composizione di terrore. La gente del mercato, il negoziante, il pubblico del teatro, il gruppo di ubriaconi e un uomo che da poco scampato da una brutta malattia, osservava in disparte, in cerca di emozioni vissute da altri, avido di quella vita che tanto a lungo gli era stato negato di vivere, quella stessa bramosia di vita, quella stessa curiosità di conoscere le emozioni altrui, mi avevano portato ad imbattermi in una figura enigmatica, dal fascino scuro, seppure in apparenza innocuo. La mia stessa bramosia di emozioni mi aveva portato ad essere risucchiato in un limbo di apatia, senza scampo. Questo è un finale. Wow. Però, ehi, ragazzina, siamo svegli. Sì. Sì, tutte cose belle, eh? Poi per carità, scritte benissimo, questo non ve lo toglie nessuno. Però, senza offesa, eh? Però dai, quanti anni avete voi, tutti quanti? Tesoro, arrivaci alla mia età. Scusatemi, però la gente è stanca di sentire sempre le solite cose da quarantenni, dai. La gente vuole qualcosa di fresco, di nuovo, di giovane. Ed è qui che arrivo io a salvare la situazione. Allora, sappiamo già che dopo due giorni che l'uomo del bar ha seguito l'uomo della folla si è stancato. Si è rotto le palle di seguire sto qui, non è riuscito a capire nulla e vuole tornare a casa. Cosa succederebbe se rivedesse di nuovo l'uomo della folla? Però questa volta sotto un punto di vista diverso, perché vede l'uomo della folla molto calmo, molto tranquillo e questa cosa lo incuriosisce ancora di più. Allora comincia a seguirlo di nuovo. Però, nel momento in cui inizia a seguirlo, si vede che il vecchio torna ad avere il panico, gli vengono le palpitazioni, trema, suda, finché ad un certo punto si trovano nel luogo più affollato di tutta la città e il vecchio si butta per terra con le mani in testa che inizia ad urlare aiuto, aiuto, finché arrivano i carabinieri che si mettono a parlare col vecchio per capire per quale motivo stesse urlando nel mezzo della città e poi vanno dall'uomo del bar,
gli fanno delle domande, però lui è sbigottito, non sa cosa dire, quindi lo arrestano, lo portano in questura, ma nel frattempo, perché la storia non è finita, nel frattempo l'uomo della folla è scappato, è andato nella prima stazione che ha trovato, ha preso il primo treno che ha trovato e boom! Scomparso. Nessuno l'ha più visto. Figo, eh? Scomparso. Ma questa sì! Eccola, anche voi. Andata. Oh, la soluzione. La soluzione.